Buongiorno a tutti, sono Francesca e faccio parte dei servizi educativi. Oggi faremo una meravigliosa passeggiata in diverse sezioni del Museo di Santa Giulia e scopriremo insieme i costumi delle genti romane che abitavano la nostra città e i nostri territori. Ricostruiremo attraverso i materiali esposti nelle vetrine una giornata tipo di una famiglia patrizia che abitava nell'antica Brixia attraverso un racconto suggestivo. E l'ora prima, tra le 4 e le 5 del mattino, e Severo si sta alzando. Brixia, alle prime luci dell'alba, comincia a popolarsi. Severo brucia dell'incenso e rivolge le prime preghiere agli dei Lari, protettori di casa e famiglia. Tutti si alzano e fanno una prima colazione. Severo beve dell'acqua calda con del vino, la moglie Livia per regola solo dell'acqua, i figli Lucio e Tullia invece un buon bicchiere di latte di capra caldo, leggero e nutriente. Il tutto accompagnato da pane e biscotti. Ma si sente un vagito. Chi è? È il piccolo Marco, ha solo pochi mesi e la sua schiava deve placare la sua fame. Le mamme romane, solitamente, non allattavano al seno i propri figli. Preferivano affidarli a una balia o allattarli con un poppatoio. Questi contenitori avevano delle forme simpatiche ed erano legate al mondo infantile. Maialini, orsetti, caprette, pecorelle, cagnolini o manine e piedini, anche protettivi. Quello in vetrina invece ha la forma di anforetta. La loro particolarità era quella di avere due entrate, una per bere il latte, l'altra invece per inserire una biglia in modo che diventasse una sorta di sonaglietto e divertisse il piccolo. Ora è arrivato il momento della lavazio, cioè l'igiene personale. Severo, nonostante sia un senatore, non ha il balneum, cioè un ambiente riscaldato con una vasca da bagno, come i suoi amici. Quindi si lava insieme alla sua famiglia ogni giorno almeno il volto, le braccia, le ascelle, le gambe e i piedi, perché il bagno completo lo farà ogni 9 giorni, il giorno delle nundine, cioè del mercato, o andrà alle terme pubbliche. I romani non conoscevano il sapone. Utilizzavano una spugna e detergenti come lo struzium, estratto dalla radice della saponaria, la soda, cioè il carbonato di sodio sciolto in acqua, o semplicemente la pietra pomice. Quindi, per rendere nuovamente la pelle morbida ed elastica, utilizzavano unguenti e oli profumati. Poi avevano lo strigile, un bastone con l'estremità ricurva con cui toglievano l'olio in eccesso. Quello di Severo e dei membri della sua famiglia è preziosissimo, in bronzo. Severo, più tardi, andrà anche alle terme, al banchetto del tonsor, ma dovrà arrivare presto, perché altrimenti poi ritornerà a casa con il volto pieno di tagli che dovrà disinfettare con ragnatele intinte nell'aceto. Severo ha un bellissimo specchio in argento e bronzo. L'ha voluto uguale al suo lottatore preferito, idolo alle ultime Olimpiadi. Ma rispetto a lui, però, non ha la cura maniacale del corpo. Questo lottatore, infatti, ogni giorno dopo l'allenamento asciuga il sudore con la sabbia e poi viene massaggiato con tantissimi tipi di terre per purificare e mettere in risalto la sua muscolatura perfetta. Poi si profuma e orna i propri capelli. Severo, però, è un senatore e non potrebbe mai andare in giro conciato in quel modo così effeminato. Solo per il piccolo Marco la lavazio è davvero un momento terribile. I maschi patrizi, fin da piccoli, dovevano essere temprati, quindi il bagnetto di Marco è in acqua fredda. Poi la schiava lo asciugherà, lo ungerà per bene con olio profumato e lo fascerà. Per Livia, la moglie di Severo,
L'igiene personale è un momento complesso, perché prima di poter uscire dovrà essere perfetta. Aiutata dalla sua schiava Cosmeta, una sorta di estetista che si occupa della cura del suo corpo e del trucco, fa un bel bagno nel latte d'asina, secondo la moda del momento. Sì, infatti lei può permettersi ciò che desidera, perché Severo l'accontenta in tutto. Trucchi, abiti in seta, ricamati in oro, spilloni in tartaruga, retine in oro e perle, qualsiasi cosa pur di vederla felice. Ecco che si alza, si asciuga, si unge per bene con oli e pomate profumate e poi toglie il tutto con lo strigile e si profuma con la sua essenza preferita al gelsomino, costosissima, direttamente dall'Egitto. Tra la terza e la quarta ora, verso le 8 del mattino, è arrivato il momento dello jentaculum, cioè la vera prima colazione. Deve essere abbondante, perché poi il pasto principale sarà la cena. Si riuniscono tutti nel tablinum, quello che durante il giorno è l'ufficio di Severo, si siedono intorno al tavolo e mangiano abbondantemente pane, formaggio, funchi, olive, altre verdure, focaccine, dolci e salate. Severo accompagna il tutto con vino filtrato con un colino e mescolato ad acqua calda o fredda a seconda delle stagioni. È arrivato il momento di lavarsi i denti, davvero importante, per evitare poi di recarsi dal dentista, sarebbero dolori. Anche i romani avevano gli spazzolini, dei bastoncini in metallo o in osso o in legno, su cui erano applicate delle setole dure, peli di maiale solitamente, precedentemente lavati. Si stendeva quindi il dentifricium, una pasta con soda, bicarbonato ed erbe che profumavano l'alito, malva, salvia, menta. Poi una passata con il dentiscalpio o stuzzicadenti per togliere gli ultimi resti di cibo ed ecco che i denti erano perfetti. Per Livia non è finita, prima di uscire deve essere perfetta. La sua Cosmeta quindi le ha applicato una maschera di bellezza per attenuare le sue felidi e poi il trucco. Livia non lo sa, ma per mescolare i vari ingredienti dei trucchi, la Cosmeta usa la sua saliva e bastoncini in vetro decorato. Quindi le applica sul viso la biacca, potremmo definirlo un foldotinta oggi, e poi per ravvivare le guance usa ocra rossa o terra di selina, contorno occhi e un neo sul labbro destro con un collo arrivato dall'Egitto e quindi l'ombretto con malachite, una pietra verde, o azzurrite, questa meravigliosa pietra azzurra, ben triturate e polverizzate. Quindi è il momento del rossetto. Le sue amiche preferiscono quelli naturali, e quindi feccia di vino o ancora i frutti del gelso, ma lei vuole il migliore, che sia di un colore rosso acceso. Il suo è fatto col minio o altrimenti usa il cinabro. Bisogna dare l'ultimo tocco per illuminare il viso, un po' di polvere di ematite, cristalli sul viso ed ecco che Livia è perfetta. È l'ora della vestizione. Severo si fa aiutare dal suo servo Vestiplico, colui che lo aiuta ad indossare gli abiti, ma la sera con delle pinzette prepara per bene le pieghe della toga perché siano perfette. Severo è un senatore, indossa una tunica ornata da laticlavi, cioè strisce larghe bordate di porpora. Invita una cintura ben stretta, sinonimo di rispetto verso chi lo circonda, e la toga, la sua è una toga virile, cioè del colore naturale del tessuto, e larga il triplo della sua persona. Il nostro piccolo invece Lucio indossa una tunichetta bianca,
con la cinturina ben stretta in vita e la toga pretexta, cioè bordata di porpora. Al collo ha appesa la bulla. Gliel'avevano donata il nono giorno dopo la sua nascita, quando gli avevano assegnato il nome. La toglierà quando compirà 17 anni e raggiungerà l'età adulta, quindi la donerà agli dei Lari insieme a tutti i suoi giocattoli e indosserà la toga virile. Tullia ha 9 anni, al collo ha la lunula, da cui pendono ametiste e perle di fiume. Gliel'hanno donata l'ottavo giorno dopo la sua nascita, quando le hanno assegnato il nome. La regalerà alla Dea Venere, la cui statuina si trova nell'orario di famiglia, il giorno in cui si sposerà, verso i 12 anni, massimo a 15, raramente sarà a 18, insieme a tutte le sue bambole. Lei indossa una tunica bianca, come il fratello, sopra un'altra veste dal color tenue pastello, una cinturina in vita e in testa un fazzoletto con le frange, a cui si intravedono dei riccioli perfetti. Ha voluto un'acconciatura come la sua mamma. La mamma ha i capelli molto forti e può permettersi boccoli, ricci e acconciature di tutti i tipi e non utilizzare ciocche preparate sì con calamistro, ma posticce. Anche Livia è pronta. Ha ornato i suoi capelli con spilloni d'oro e argento, ha messo una tunica, un color pastello, sopra una stola dalle maniche corte ornata da spille e gioiello e il suo velo ricamato in oro. Uscirà assolutamente velata perché è una questione di rispettabilità nel mondo romano. Ora è pronta. E intanto cosa accade? Inizia la giornata per tutti, i bambini vanno a scuola. Il nostro Lucio va accompagnato da uno schiavo greco istruito chiamato pedagogo. Lui ha il compito di accompagnarlo a scuola, di controllare che non venga punito troppo duramente dal maestro e quando torna a casa di interrogarlo e spiegargli la lezione se ancora non l'ha compresa. La nostra Tullia invece è accompagnata dalla sua nutrice. Essi frequentano il gioco letterario, cioè imparano a leggere, scrivere e contare nella loro lingua, il latino, e scrivono sulle tavolette cerate con un pennino chiamato stilo. Quando diventerà più grande, a 12 anni, il nostro Lucio frequenterà anche la scuola di grammatica in cui imparerà il greco e manderà a memoria i testi latini di autori eminenti. E poi frequenterà anche la scuola di oratoria, cioè imparerà l'arte del saper parlare, un po' come suo padre, perché lui è un patrizio. La nostra Tullia invece probabilmente si sposerà verso i 12 anni, perché, così come era stato per sua mamma, il suo sogno è quello di diventare una brava padrona di casa e una brava madre. Al tempo dei Romani non esistevano edifici scolastici veri e propri. Lucio e Tullia, per esempio, si recano a casa dell'amico Publio, figlio di un grande amico di Severo, che ha dato in affitto alcuni ambienti della sua grandissima domus. A casa di Publio c'è anche il fratellino, che gioca con un sonaglietto, lui ha ancora 2 anni, e poi ha un braccialetto con tintinnaboli, cioè tanti pedaglietti di forme simpaticissime, babbucce, spadini, carretti, bamboline, animaletti. Ma cosa servono? Quando lui si allontana e comincia a correre per casa, la sua mamma, dal tintinnio, riesce sempre a sapere dove si trova. Servono però anche a proteggerlo, insieme alla sua bulla. Fuori intanto Brixia è tutto un brulichio di gente.
Ecco lì, per esempio, c'è la caserma dei gladiatori. Sono uomini forti e muscolosi, donne che si comportano come belve e continuano a lottare, esercitarsi, anche se sanno che quello potrebbe essere l'ultimo giorno della loro vita. Sono infamati ma anche amati dal popolo, perché andare a vedere un loro spettacolo significa dimenticare per un giorno tutte le regole che ci sono nel mondo e nella società. Tra loro c'è Smeraldo, per i suoi occhi. Lui è stato un mirmillone da Murmoros, cioè un pesce. Infatti sul suo elmo, con una tesa larga, c'è la rappresentazione di un pesce. Ma per quale motivo? Perché lui, quando combatte, prima si nasconde col gladio dietro al suo scudo e poi viene fuori d'improvviso e attacca l'avversario. Ama combattere con il suo amico Secutor, dall'elmo ovale, con fuori solo per gli occhi. E lì, dove c'è tutta quella gente, che succede? Ma è lo studio medico, è affollatissimo, perché lui è il più bravo della città, addirittura lo chiamano Esculapio, come il dio della medicina. Sono tutti seduti e attendono. Intanto sul bancone ci sono alcuni suoi strumenti. Sì, perché lui conosce la medicina naturale, ma è bravissimo anche ad utilizzare gli strumenti di quella moderna. Ed ecco che c'è la scatolina cilindrica che li contiene. Posati sul tavolo ci sono 4 bisturi, c'è una sonda per le orecchie, da una parte c'è il cucchiaino per prelevare il cerume, dall'altra una sorta di tampone per poter controllare se il cerume è infetto, e poi c'è una sorta di uncino. Ce n'erano di tanti tipi e tante fogge nel mondo romano e servivano per sollevare le vene durante le operazioni chirurgiche in modo da ricucire le ferite, anche quelle interne. Ecco, questo medico ha fatto il giuramento di Ippocrate ed è il medico di Severo e della sua famiglia, ma a quel tempo spesso non era così, perché per guadagnare di più a volte i macellai si inventavano chirurghi o i fabbri si inventavano dentisti, e allora erano guai. È arrivato il momento del prandium, cioè il pranzo, ma il loro è un pasto molto veloce. Lucio e Tullia, per esempio, hanno comprato lungo la strada per andare a scuola dal Pistor, il fornaio, alcune focaccine salate, altre al miele, pane al papavero, mentre il nostro povero Severo mangia gli avanzi della cena del giorno prima, circondato dagli innumerevoli rotoli di papiro, tutti i suoi documenti. E la nostra Livia invece si sta dando alla pazza gioia. Lei non dovrebbe mangiare molto, è regola nel mondo romano, ma in realtà si sta ingozzando di polpettine di fegato, trippa da mangiare col cucchiaio, bella unta, focacce, pane, tutto ricoperto da semi di zucca e di papavero, e beve litri e litri di idromele. Non dovrebbe neanche bere, ma l'idromele in realtà è un liquore realizzato con acqua in cui è stato fermentato il miele. Finalmente è finita la scuola. Siamo tra le 3 e le 4 del pomeriggio. Si torna a casa, ma ci si ferma un attimo nel foro. Il nostro Lucio gioca con il carretto insieme ai suoi compagni, trainato dal topolino catturato qualche giorno prima durante la passeggiata nel bosco. La nostra Tullia invece mostra la sua abilità nel gioco dei 5 sassolini e gira velocissimamente la sua manina e li prende al volo. Il pedagogo invece ha lasciato i bambini un attimo con la nutrice per andare a mostrare le sue pedine nuove di zecca in pasta vitrea colorata ai suoi amici. Lucio e Tullia tornano a casa
e aspettando il padre Severo che torni dalle terme e arrivi quindi il momento della cena, continuano a giocare. Lucio tira fuori la sua collezione di statuine di gladiatori, invece la nostra Tullia gioca con la sua casa di bambole e tutti gli accessori per cucina, i mobiletti, le statuine, chi rappresenta il servo, chi la schiava ornatrice, chi la culletta col neonato, chi l'uomo togato, perché lei attraverso il gioco impara quale sarà il suo ruolo nella società una volta adulta, cioè sposata. Ad un certo punto si sente un grande urlo in casa e Lucio e Tullia corrono nel cubiculum della mamma. È proprio lei, è Livia, che si sta lamentando per il gran dolore che la cosmeta le provoca perché la sta depilando con le sue volzelle. Ecco, è pronta. Ha rimesso a posto il trucco, si è vestita elegantemente, ha indossato il suo anello preferito, ornato da una vittoria alata e una piccola biga, e il suo braccialetto con perle, paste vitre e pietre azzurre. Ha messo uno spillone tra i capelli, ha indossato il velo, stanno arrivando gli invitati. È pronta. È quasi ora di cena. Gli schiavi stanno preparando la stanza. Hanno spazzato il pavimento e stanno cominciando a disporre il tutto, ma lasciando ben visibile la decorazione del mosaico pavimentale. Severo lo ama particolarmente, ha speso fior fior di quattrini per farlo realizzare come desiderava, con amorini, con archi e doppi flauti, pelte, cantaroi, fiori stilizzati, maschere teatrali. Lì, per esempio, c'è Pappo, il vecchio sciocco, che lo fa tanto ridere a teatro, e Chichirro, il mostro mitologico dai denti aguzzi, maschere tragiche, e al centro ha fatto riprodurre una scena dalla commedia preferita del suo autore preferito, Plauto, la Rudens, Gomena. Ecco, è arrivato Severo dalle terme con tutti i suoi ospiti. Nel triclinio sono ben disposti tutti i triclini, appunto, con cuscini per appoggiarsi. Da una parte un tavolo apparecchiato e sopra una coda di pavone, olio, aceto, garum, una salsa di pesce, stuzzicadenti, coltelli per prendere le porzioni, un cratere colmo di vino con acqua, miele e spezie. Il nomenclator, una sorta di maggiordomo, assegna i vari posti leggendo i nomi dei vari ospiti. Tutti si stendono guardando verso il centro della stanza. È una questione di rispetto verso il padrone di casa. E poi inizia la cena. Intanto Lucio e Tullia si sono seduti su alcuni sgabelli, mentre la madre Livia sul suo seggio dalla spalliera ricurva. Invece Severo si è adagiato accanto ad uno dei suoi amici più cari. Arrivano gli antipasti, ben pepati, salati, ed ecco anguille marinate e fritte, uova in salamoia, mammelle di scrofa ripiene di tonno, e ancora lumache, e il tutto accompagnato da mulsum, un vino liquoroso, dolce, poco alcolico, con spezie e ancora acqua, versato nei cantaroi da schiavetti carini con tunichette corte e boccoli ondulanti sulle spalle. E poi arrivano ancora cacciagione, pesci, crostacei, selvaggina. A un certo punto, però, tutto è silenzio. Severo si alza, seguito dai suoi ospiti, e vanno all'arario. Brucia incenso e corone di viola per gli dei Lari,
per ringraziare per quel momento di grande condivisione con i suoi ospiti e per il cibo che sta mangiando. E quindi tornano tutti nel triclinio. Ed ecco che Severo batte le mani ed entra nella stanza danzatrici coperte di veli, suonatori di flauto e di lira, attori, acrobati, e cominciano a versare in calici a forma di corno il vino più pregiato, il falerno, quello che ama Severo, da assaporare lentamente, e poi frutta fresca, caramellata, secca, budini, torte, finché arriva il momento di congedarsi. Severo è felice, il banchetto è stato un gran successo. Saluta i suoi ospiti, si tolgono le sole che aveva messo appena entrati per rispetto, rimettono i loro stivaletti, i calcei, ed ecco che Severo li saluta teatralmente. Se la rappresentazione vi è piaciuta, offritele il vostro applauso e accompagnateci con la vostra gioia. Ed io aggiungo, mi raccomando, tornate presto al Museo Santa Giulia a trovarci. Stavolta però, dal vero.